donne. Martino Villosio è stato nella piscina di Via Massari a Torino, dove per 2 ore alla settimana l'ingresso è riservato al solo pubblico femminile, in maggioranza di religione musulmana. Sentiamolo dopo questo servizio, la linea torna a Chiara Apottini per la chiusura del nostro TG. È una felicità, sono contentissima. Il fatto di poter stare in questa piscina tra sole donne e anche senza il burkini mi dà un valore aggiunto. Per me la domenica è sacra, il mattino è mia, questo è il mio spazio. Uno spazio esclusivo circondato da sostegno e critiche da 11 anni, una realtà. Torino, ogni domenica mattina per 2 ore la piscina Massari diventa per sole donne, italiane e straniere, la maggior parte di religione musulmana. Abbiamo avuto anche signore, le prime arrivate in Italia, quelle che erano meno abituate a partecipare, che hanno trovato questo spazio come spazio per fare finalmente dell'attività sportiva. Partito nel 2008, il progetto oggi coinvolge circa 80 donne l'anno, per alcune un'opportunità di sport altrimenti preclusa, per altre una scelta precisa. Penso proprio che sia una libertà. Io sono Mariam e ho scelto di venire in piscina per sole donne. Non sono stata costretta da nessuno. Separazione scelta, diversa, rimarcano queste giovani, da quella imposta alle donne saudite durante la Supercoppa Juve-Milan, che ai bordi di questa piscina riscuote opinioni diverse. Hanno dato lo spazio alla donna a vedere la partita, non è che hanno detto no, le donne non vedono la partita. Sì, la vedono, però in un spazio protetto. Non so in Arabia Saudita quali sono i posti dove le donne non possono entrare, dove ci sono gli uomini e quant'altro, però se mi fosse vietato di entrare in un bar piuttosto che in un ristorante, a quel punto certo che non mi andrebbe bene e cercherei di riprendermi i miei diritti assolutamente. Qualcuno legge questa iniziativa come un tornare indietro rispetto a quello che hanno conquistato le donne in Italia. È una conquista, non è un ritornare indietro, è uno spazio dedicato. Punti di vista sullo sfondo di un progetto che a Torino procede, confrontandosi anche con le critiche che hanno contribuito a ostacolarne una replica in altri comuni italiani. Perché dobbiamo autoimporci una separazione tra uomini e donne in una piscina pubblica? Non è una separazione, questo progetto valorizza le donne, va incontro alle loro esigenze, mentre fuori tutto ciò che sembra libero in molti casi non lo è, lo sappiamo.